Martedì 8 gennaio, presso la Villa Fenaroli a Rezzato, la presentazione ufficiale del Team Astana, una tra le formazioni più gettonate dell'intero panorama ciclistico internazionale, che tra i propri dirigenti e atleti annovera alcune delle nostre migliori realtà nazionali. La Bepink, una scelta coraggiosa che contribuirà non poco a rendere più visibile e di gradimento da parte di tutto il mercato internazionale al quale il noto marchio si propone. Presenti le massime autorità sportive, in rappresentanza del nostro movimento non poteva mancare il presidente della Federazione Nazionale, Renato Di Rocco. Presidente Di Rocco, grande novità in casa Astana. Sì, beh, l'Astana è già un bellissimo progetto di per sé perché che spinge il governo e tutti gli sponsor del Kazakistan. Sono motivazioni importanti di sviluppare e promuovere l'attività ciclistica nel loro paese. E la bellezza e la simpatia con cui guardiamo questo progetto è che tutto il management, il gruppo più forte degli atleti sono italiani, per cui questo ci fa piacere, anche la localizzazione in Italia del loro sistema è un atto di riconoscimento comunque alla storia, alla tradizione, alle competenze italiane. E in più c'è questa bellissima nuova iniziativa che abbiamo sostenuto dall'inizio con Walter Zini dell'apertura a una squadra femminile dove il maggior numero di atlete sono le migliori atlete italiane, per cui saranno gestite da uno staff competente di grande professionalità che io apprezzo moltissimo, per cui ci sono delle condizioni per fare un passo avanti a livello organizzativo, anche di sostegno economico, e si guarda sempre di più al futuro dello sviluppo e della promozione dell'attività femminile. Un lavoro impegnativo attende la dirigenza del team femminile. Walter Zini, team manager della formazione Astana Bepink, obiettivi 2014 e una formazione Pro Tour al vostro fianco. Sì, è motivo d'orgoglio avere a fianco una squadra come Astana Pro Tour e aver iniziato questa collaborazione. È nata grazie a un progetto legato all'attività che già svolgeva Bepink, che si è consolidato con l'inserimento di Astana per quello che riguarda la crescita e la formazione del ciclismo femminile in Kazakistan. Avremo delle ragazze giovani, talenti kazaki inserite nel team e sarà nostra premura cercare di formarle e farle arrivare a livello internazionale in modo competitivo. Questo è a grandi linee quello che riguarda il progetto. Per quello che riguarda gli obiettivi, diciamo che con un nome così importante bisognerebbe iniziare a pensare anche un pochino in grande, però la stagione passata è stata ricca di risultati, quindi saremmo contenti di confermarli con magari qualche risultato in più rivolto ai campionati asiatici dove parteciperanno le ragazze kazake per consolidare quello che riguarda la loro attività e la loro crescita. Tra le bresciane che faranno parte della formazione Astana Bepink, Anna Maria Kovrig, Michela Maltese e Simona Frapporti. Anna Kovrig, la stagione passata non è stata particolarmente fortunata. I tuoi obiettivi nel 2014? Nel 2014 voglio correre, possibilmente fare tanta esperienza, aiutare la squadra e magari anche su pista riuscire a fare un qualcosa in più. Michela Maltese, la più giovane della formazione Bepink Astana. Sicuramente priorità nella prima parte della stagione alla scuola e poi i tuoi obiettivi del 2014? Allora, per la prima parte della stagione, quindi fino a luglio, l'obiettivo è l'europeo in pista e riconfermarmi se possibile come l'anno scorso e migliorare. Per me era un sogno, quindi sono contentissima di essere in questa squadra e quindi speriamo al meglio per la stagione 2014. Simona Frapporti, ti consideriamo un po' la veterana della formazione. I tuoi obiettivi per la stagione 2014? Ma i miei obiettivi sono sicuramente dare il massimo e ottenere i migliori risultati possibili. Sì, sono una veterana perché corro in Bepink da quando è nata, credo in questa squadra e loro credono in me. Speriamo di fare un'ottima stagione. Quest'anno c'è la novità del connubio con Astana e sono fiera e orgogliosa di portare ancora il nome di Bepink.
Per quanto riguarda l'ormai collaudata formazione professionisti, che con Vincenzo Nibali in veste di capitano per le gare a tappe, una stagione con programmi e progetti di spessore. Paolo, a te il compito di crescere il giovane Aru. Ne venite tecnicamente dalla stessa squadra, quindi già lo conosci. Sì, da quando è passato Fabio, che l'ho preso sotto la mia ala, abita vicino a casa mia, ho visto crescere da dilettante, so i suoi valori, so dove può arrivare e niente, abbiamo iniziato anche questa stagione insieme, lo stesso programma e niente, partiamo adesso, andiamo a Maiorca, facciamo i primi ritiri, poi iniziamo a Maiorca, facciamo come obiettivo principale Catalogna e poi andiamo a preparare il giro a Tenerife sul Teide e da lì faremo il Trentino e al giro dove andiamo per far sicuramente una bella figura e provare a portare a casa la maglia bianca e io una vittoria di tappa. Fabio Aru, sei giovanissimo, siamo comunque abituati da te a grandi prestazioni nelle corse a tappe. Ma anche nel 2014 insomma l'obiettivo principale sono le corse a tappe. Ho in programma il giro con Scarponi, insomma cercherò di aiutarlo appunto per la conquista appunto del giro 2014. Michele Scarponi, sei come il vino, di qualità, invecchiando migliori, tuo obiettivo 2014? Speriamo che tu abbia ragione. L'obiettivo è quello di aiutare Vincenzo al Tour de France e di riuscire a fare un ottimo Giro d'Italia. Ottimo Giro d'Italia con la Astana, insomma, significa lottare con i migliori fino alla fine. Ma il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è quello di riuscire a invecchiare poco e rimanere bello e simpatico. Il bresciano Giuseppe Martinelli sarà riferimento per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Beppe Martinelli, team manager dell'Astana, come sarà la stagione 2014? È una stagione sicuramente da non sbagliare, assolutamente. Abbiamo messo nel mirino il Tour e dopo la vittoria del Giro dell'anno scorso bisognava provarci e ci proveremo. Ha 29 anni Vincenzo, perciò un anno importante. Abbiamo una squadra molto forte con degli innesti importanti come Scarponi. Perciò, come ho detto prima, un anno da non sbagliare assolutamente. Il vostro obiettivo principale quindi è riportare la maglia del Tour in Italia. Sì, è un obiettivo sicuramente molto grande, molto difficile, però ci proviamo e avremo altri obiettivi perché la Parigi-Nizza, Tirreno Adriatico, sicuramente con Vincenzo Scarponi, con le classiche con Gasparotto, Maximi Grischi, però diciamo che il punto focale sicuramente della stagione, come lo è stato nel 2013, il Giro sarà il Tour nel 2014. Vincenzo Nibali, il più forte corridore italiano, ha un grande progetto da realizzare e non ne fa un mistero. Vincenzo Nibali, dopo Vuelta e Giro, forse è il momento di pensare di riportare la maglia del Tour in Italia? Ma è un lungo cammino, quindi è molto difficile, ci sono tante insidie, sicuramente è uno dei nostri obiettivi, però sarà molto difficile da raggiungere. Solo con l'impegno e con il sacrificio poi si ottengono certi risultati, a volte forse non può bastare perché ci vuole anche un pizzico di fortuna. Quindi tanto andremo sicuramente al Tour per cercare di lottare e fare veramente il massimo e poi vedremo un po' di risultati. Sei grande, mamma!